Amici di Pianeta Lecce, benvenuti a questo speciale Piele TV, maggio croccante dal punto di vista sportivo, quello che stiamo vivendo con le ultime due partite che Lecce sarà chiamato a disputare, quella in casa contro il Carpi e quella con l'Albino Leffe in quel di Bergamo, ma anche per quanto riguarda il rugby con la semifinale playoff che trasmetteremo in diretta domenica da Paganica con inizio alle ore 14:15, ma anche perché il 12 maggio a Lecce ci sarà un evento veramente importante, ovvero l'iniziativa Corri a Lecce che oggi qui andiamo a presentare. Accanto a me un ospite d'onore, il signor Simone Lucia. Ciao Simone. Grazie, ciao. Allora, presentiamo a tutti. Presentiamo questo sì. Importante appuntamento sportivo. Allora, questa cosa nasce innanzitutto dal fatto che correre a Lecce è come si vede qui la sciarpa nostra che rappresenta i colori della città e lo stemma della città di Lecce. E cosa devo dire? Io un po' l'emozione ce l'ho perché so che Pianeta Lecce è seguita da tantissimi, me lo dicono, e quindi yes. Mi hanno già chiamato per dire ti vediamo in diretta. E la collaborazione vostra mi sta aiutando tanto perché io diciamo esperienza dal punto di vista organizzativo ne tengo ben poca. Questo evento lo organizzo insieme a Luigi Renis, che è il presidente dell'associazione portabandiera di questo evento qui. È una mezza maratona nazionale che racchiude un po', diciamo, questo sport dell'atletica per, dal punto di vista diciamo, agonistico e professionistico, ma con tanti amatori. E noi poi nella mezza maratona nazionale, nonché anche quest'anno abbiamo ricevuto dalla federazione regionale, la FIDAL, il campionato regionale. Quindi tutti gli atleti che provengono dalla regione e oltre a quelli della regione gareggeranno per avere il titolo di campioni regionali di categoria. Le iscrizioni stanno, diciamo, volando a pieno ritmo. Bene così. In questa iniziativa della Corri a Lecce, che io ci tengo tanto a dire questo, mi piace sottolineare questa 10 km non competitiva. La parola non competitiva deriva, diciamo, dal fatto che ognuno che di noi che gli piace correre o camminare durante le loro giornate potrebbero farlo in questo contesto di gara nazionale. Partirà 5 minuti dopo di quella competitiva e racchiude il benessere che porta la corsa. Certo. In due motivi ben diciamo chiari. Sì. I due motivi ben chiari sono la corsa e il movimento, fa bene al cuore, fa bene alla vita in generale, fa bene al sangue e si può mangiare qualcosa in più, perché non ci dimentichiamo che è la prima, tra virgolette, maratona, è quella la maratona a tavola che certo. Possiamo fare tutti. Un piacere della vita. Un piacere della vita e senza limiti. E però da sottolineare il fatto che si corre dentro la città di Lecce. Io sono onorato e fiero di essere un cittadino di questa bellissima città, invidiata ovunque. Io dico ovunque perché io tengo questa sciarpa che me la sono fatta, è il mio portafortuna. Io la porto fuori dove vado a correre a livello europeo, a livello nazionale, e quindi ho un'immagine identificativa. Uno standardo. Sì, uno standardo mio personale, perché io porto avanti i colori della mia città con il nome dell'evento che si sta disputando, certo, per la terza edizione. Allora, quello che voglio dire ai miei concittadini, e che chiedo più che altro, non voglio dire, chiedo una forte collaborazione. Uno, a tutte quelle persone che sono, diciamo, gli piace corricchiare sotto casa, al campo coni, nei parchi che la città, insomma, offre. Io vi chiedo di venire a fare questa gara non competitiva per due motivi ben precisi. Uno perché, qui diciamo torno un attimo indietro, vorrei ringraziare vivamente questa amministrazione perché nonostante le prime due edizioni, diciamo, un po' di difficoltà le abbiamo incontrate, perché uno, non c'è mai stato un evento nella città di Lecce a carattere nazionale che portava tanta gente, quindi noi sappiamo organizzatori che cosa significa preparare e strutturare una città e i cittadini. Certo. D'altro canto abbiamo l'amministrazione con tutte le problematiche che ha incontrato e che sta incontrando, purtroppo la viviamo tutti quanti. Però nella gara non competitiva lo scopo che io voglio raggiungere
è quello della solidarietà e della crescita culturale dei miei concittadini. Uno, la solidarietà, perché si paga una quota di iscrizione firmando una liberatoria di 5 euro che noi come organizzatori della Corri a Lecce mandiamo il ricavato in beneficenza all'oncologico pediatrico di Lecce. Quindi da parte nostra è nata con i piedi fermi, diciamo piedi fermi perché noi corriamo, quindi certo. È un controsenso dire, no? Certo. Diciamo piedi fermi sulle decisioni e sulle scelte. Siamo propensi a crescere ma anche a fare del bene, perché la solidarietà comunque ti fa sentire meglio certo. A livello proprio spirituale certo. E lo dimostra anche purtroppo il fatto che è avvenuto a Boston alla maratona. Io farò una piccola iniziativa mia personale, perché diciamo l'ho vissuta in primo luogo. Io la domenica prima della tragedia di Boston ero a Milano alla maratona, dove ero con un gruppo di salentini di 25 amici che abbiamo fatto la staffetta che andava il 30% del ricavato alle associazioni Onlus che danno una vita per l'Africa, quindi tutto ciò che andava in beneficenza. Certo. Allora io ero con la famiglia e l'episodio di Boston, insomma, l'ho vissuto in una maniera profonda, mi ha toccato nell'anima. Quindi io dedicherò, diciamo, anche questa terza maratona un'iniziativa con un minuto di silenzio, e poi farò un gesto, diciamo così, un pensiero a questo angelo chiamato Martin, a 8 anni. Certo. Diciamo, scusate perché poi mi prende veramente l'emozione. Chi ha perso, insomma, la vita in questo tragico attentato? Per noi che corriamo la maratona l'ha persa in una maniera tragica. Decisamente tragica. Comunque. C'era anche l'aspetto legato però al discorso ecologico, vero, per questa mostra? Sì, perché esatto, siccome correre a piedi, diciamo che impatto ambientale zero, tranne i nostri colori, diciamo delle maglie, delle sciarpe, delle bandiere che ognuno di noi porta, e poi l'impatto è zero. Zero, zero inquinamento. Allora io con il sindaco precedentemente alle altre edizioni andavo in cerca di ottenere, se era possibile, una giornata ecologica. Siccome Lecce è stata anche una promotrice a livello nazionale sì. Con le giornate ecologiche e quindi si sono ottenuti dei risultati in effetti per quello che mi informavano le colonnine di rilevamento, staccare le giornate ecologiche si abbassavano i livelli di guardia. Nelle grandi città viene imposto come ordinanza dalle amministrazioni le targhe alterne o comunque i vincoli proprio vietati, sia nelle zone a traffico limitato che anche nelle altre zone urbane. Sì. Allora io la vedevo come una forma di collaborazione e mi allego a quello che ho detto prima, certo. ai nostri concittadini. Noi stiamo facendo questa giornata ecologica e nella giornata ecologica si svolgerà questo evento di corsa, la mezza maratona e la gara non competitiva. Quindi sia gli atleti amatoriali che quelli a carattere proprio di divertimento, usando la giornata ecologica nel circuito tracciato che io, diciamo, poi si può vedere sulla pagina Corri a Lecce la condivisione, ma anche sul Pianeta Lecce. Questa è la locandina, questo è il percorso dove è tracciato, poi diciamo che io l'ho tracciato in una maniera bella, perché la condivisione di Pianeta Lecce l'ha fatto vedere su migliaia di contatti, quindi chi ci segue dal nord o viene a Lecce, ci fa una bella visita, sì. Per notte a Lecce, si mangia i pasticciotti e si vede il barocco. E poi li smaltisce con, e poi li smaltisce con la forza, certo. Ovvio. Se non si mangia non si corre, quindi certo. È associato alla cosa. E poi vedere una città del genere, questo percorso, e correre in un centro storico, uno con il barocco, due con l'amore dei leccesi, il sole. E noi, senza macchine. Senza macchine. Senza macchine è una premessa buona. Io venerdì
dopo che diciamo, si avrà la data e l'orario dell'ordinanza di chiusura al traffico, io metterò i cartelli dell'ordinanza lungo il percorso e poi vorrei lanciare un appello ai residenti che hanno, diciamo, fortunatamente anche un po' di disagio, io sono consapevole di darlo, però gli chiedo una grande cortesia di essere collaboratori a questo evento per dare un segnale forte a chi viene da fuori dicendo i leccesi sono ospitali, noi lo siamo già, questo lo dicono i numeri, lo certo. Dicono i visitatori italiani ed esteri, ma se noi lo aggiungiamo anche ad un evento sportivo e culturale, la solidarietà, la collaborazione, anche uscire qualcuno che ha il giardino, se vuole spruzzare dell'acqua ai corridori che correranno il 12 maggio, che inizieranno a sentire un po' il caldo perché noi siamo baciati dal sole, e sarà gradita, e l'applauso, il gridare, il urlate, perché il vivere sano correndo, noi diciamo che l'unica cosa che potremmo dire è questo: grazie a tutti, perché se ne parleranno bene della città e dei leccesi, il beneficio, oltre agli organizzatori e all'amministrazione che ne fa, diciamo, un po' il portavoce a livello amministrativo, certo. Siamo noi leccesi che lo prendiamo. Io la cosa che voglio è che non sia una visione politica. Io l'ho ringraziata l'amministrazione, ho ringraziato il sindaco Perrone per la sua disponibilità, gli assessori collaboratori, e io sto dando tanto, io di mestiere faccio tutt'altro, quindi la mia, va bene anche così, la mia anche professione non è questa, questo è passione, io raggruppo e coinvolgo tutti gli amici ad andare a correre, diciamo, a tutti i paesi dove c'è il campionato, dove si fanno le gare. Ho scoperto il Salento e il Basso Salento come non lo conoscevo mai. Io muro leccese, nomino un muro leccese, nomino Galatina, ne posso nominare tanti. Certo. Muro leccese è un centro storico del barocco stupendo. Certo. Galatina ha un centro storico stupendo. Domenica andiamo a correre a Galatina. Allora, che cosa mi ha portato a me la corsa? Uno, ho allargato la visione dal punto di vista di vita. Mi rilassa, mi fa stare nel gruppo che ho creato, sociale, degli amici, quindi ho allargato le vedute e ne ho avuto dei benefici dal punto di vista salutare, e al di là della forma agonistica che uno può portare. E noi a Lecce abbiamo anche l'amico Gianmarco Buttazzo, che è stato un europeo, è stato rappresentante dell'esercito, sì. Tuttora gestisce e allena vari gruppi di ragazzi, e quindi al di là della corsa che piace farla, noi possiamo andare a correre ovunque, però ospitare gente che viene da Pisa, da Livorno, da Pisa, per un evento, da Milano, così per un evento così, io dico che è un forte segnale di crescita a livello culturale e sociale. Ed è anche un fatto storico, insomma, ecco, tra gli amici sì. di questa organizzazione c'è anche Pianeta Lecce, che seguirà come media partner in esclusiva tutto l'evento, insomma, quindi seguiremo passo passo, anche se sarà un po' difficile, sì. questa bellissima iniziativa sportiva, per dare quindi anche quell'impatto mediatico che merita appunto un'organizzazione del genere. Esatto. Allora io ti ringrazio per essere intervenuto qui in trasmissione, diamo quindi l'appuntamento per il 12 maggio per questo bellissimo appuntamento sportivo. Vi ricordiamo, insomma, che lo sport è salute, lo sport è vita. Posso aggiungere? Prego, come no. Mi ero dimenticato una cosa. Sui volantini dentro la città di Lecce, sulle plance ci sono affissi questi volantini più grandi, c'è il mio numero di cellulare, io un piccolo spazio pubblicitario personale, ma è sempre legato all'evento. Io sono il titolare della pizzeria alla Fontanina, tutti i giorni escluso il lunedì dalle 5 del pomeriggio potete venire a fare l'iscrizione lì della non competitiva. Vi diamo un pettorale identificativo, vi diamo una maglietta dell'evento con i colori della città, e comunque tutti i partecipanti che sapranno che quei soldi, oltre allo scopo personale di fare un obiettivo salutare, andranno in beneficenza. Noi organizzatori gli diamo un ricco ristoro
quando arriveranno al Carlo Pranzo, dove finisce la gara, e anche una medaglia di partecipazione con il simbolo della città di Lecce, che è il nostro patron Santo Ronzo. Quindi diciamo che siamo andati oltre le nostre aspettative, perché cambiando il percorso dobbiamo dare anche una svolta. Le prime due edizioni erano un percorso diverso, andavamo un po' fuori la città. Quest'anno abbiamo visto che c'è il riscontro e l'intenzione con la voglia di crescere, sì. E noi abbiamo messo una buona piattaforma di crescita. Quindi amici, invitiamo, venite grandi, piccoli, purché siate maggiorenni, per un senso di responsabilità. E poi coinvolgete tutti i cittadini. Saranno 2 o 3 ore di divertimento, 2 o 3 ore di pazienza, quando magari qualcuno è residente nel centro di Lecce, che si trova, certo, nella giornata ecologica, di soffermarsi un po' con l'autovettura. Comunque è un gesto di grande e segnale di crescita culturale. Sappiamo che le difficoltà amministrative sono alte, certo, per le chiusure del centro, per le vie, quindi diamo un buon segnale approfittando dell'evento, ma poi l'iniziativa rimane per l'anno 21 come appuntamento, ma noi stiamo crescendo ad essere candidati veramente a livello sia struttura come città, che anche culturalmente, e diciamo pronti ad ospitare anche eventi di questo genere, perché arriva gente dove magari le iniziative di questo genere, o le chiusure del centro, o l'ambiente nel senso vero del rispetto, lo adottano già da decenni. Assolutamente sì, insomma, con questo appello alla collaborazione e alla partecipazione vi diamo appuntamento a domenica 12 maggio per questo importante evento sportivo. Grazie.